Oggi una bella iniziativa organizzata per dare un contributo a voi Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Rivarolo Canavese in modo da poter acquistare un nuovo mezzo. Sì, allora ringraziamo sicuramente il Borgo del Fumo con la Durbano Gas Energy che ci hanno contattati per fare questo evento. Noi ci siamo mossi come potevamo a fare la richiesta per caserma porta aperte e anche una bella iniziativa, così anche la popolazione può vedere il nostro operato, la nostra sede e tutto quello che ne concerne. E ringraziamo già tutti i partecipanti della camminata e soprattutto tutti gli organizzatori per questo gran lavoro svolto. Sì, interessante la caserma aperta e così c'è un avvicinamento della cittadinanza a voi e al vostro operato. Sì, si vede che la popolazione proprio ci è vicina, viene molto incuriosita a scoprire il tutto e a vedere il nostro mondo dell'operato. C'è la necessità di un mezzo nuovo? Sì, c'è la necessità di un mezzo nuovo perché il nostro camion, come si sa, inizia ad avere i suoi anni e di conseguenza piano piano stiamo cercando di scalare questa grande montagna per riuscire ad effettuare poi l'acquisto. Camminando Nando, una bella camminata, una bella iniziativa organizzata dalla Durbano Gas Energy in collaborazione con i commercianti del Borgo del Fumo di Rivarolo e con il Comune di Rivarolo per aiutare i Vigili del Fuoco. Com'è nata questa idea? È nata così, quasi per caso, ci siamo confrontati e abbiamo pensato di fare questa camminata proprio per aiutare questo gruppo di volontari che ci aiuteranno qualora ne avessimo bisogno. E secondo me è un'iniziativa sana sia nella camminata che nello scopo finale. Quanti chilometri sono e dove si svolge la camminata? Sono 7 chilometri, si svolge tutte nelle campagne di Rivarolo, quindi si parte proprio dalla caserma qui dei Vigili del Fuoco e si arriva fino a Sant'Anna e poi al ritorno. Tutto nella campagna dove si può anche ammirare i ciliegi in fiore, perché sulla strada ce ne sono parecchi, e poi alla fine della camminata si ritorna sempre qua in caserma e c'è un piccolo ristoro. Abbiamo fatto le magliette dell'evento, come avete visto, poi magari ci saranno le foto. Speriamo che sia tutto positivo. Il tempo ci sta dando una mano e quindi vediamo di divertirci e di raccogliere più soldi possibile. Una bella iniziativa, la sua prima edizione, quindi ci si aspetta che il prossimo anno ce ne sia un'altra, una seconda edizione, magari per aiutare qualcun altro. Magari per aiutare qualcun altro, certo. L'importante è veramente spendere il proprio tempo, le proprie energie, secondo me, sul territorio, quando il territorio ne ha bisogno.